Benvenuti su LookAhead, settimana partita in rialzo per gli indici azionari europei e statunitensi che cercano di recuperare le perdite, soprattutto quelli europei, della scorsa settimana legate alla crisi in Medio Oriente. È evidente che le tensioni geopolitiche in Medio Oriente rimangono uno dei fattori più importanti per quanto riguarda la direzione dei mercati. Al momento lo scenario base rimane quello di di scontri che saranno locali e che non ci dovrebbe essere il coinvolgimento di altri stati, però ecco, non si possono ancora escludere altri scenari e è anche chiaro che l'eventuale coinvolgimento dell'Iran e degli Stati Uniti negli scontri tra Israele e Hamas potrebbe portare ulteriori forti rialzi per quanto riguarda il petrolio e una situazione di risk off sui mercati con ritorno di acquisti sui beni rifugio e vendita su tutte le attività più rischiose. Questa settimana entra nel vivo la stagione delle trimestrali, saranno tante società statunitensi che pubblicheranno i conti, tra le più importanti avremo domani le grandi banche d'affari, dopo che hanno già pubblicato i dati JP Morgan Chase, Citigroup e Wells Fargo, domani toccherà a Goldman Sachs e Bank of America. Le attese sono per Bank of America un EPS atteso a 80 centesimi di dollaro, Goldman Sachs a 5,32 e Morgan Stanley pubblicherà i dati mercoledì, sempre prima dell'apertura delle contrattazioni, EPS atteso a 1,27. Altra giornata importante di dati sarà quella di mercoledì, che oltre a Morgan Stanley avremo i dati alla chiusura di Wall Street di Tesla e Netflix, insomma due dei grandi colossi del mercato azionario statunitense. Per quanto riguarda Tesla, le attese sono per un EPS a 0,75 dollari per azione e un ricavi attesi a 24,26 miliardi di dollari. Netflix 3,47 dollari per azione, l'EPS, l'utile per azione, le revenues e il giro d'affari 8,43 miliardi di dollari. Non solo trimestrali statunitensi, ma anche dati macro. Il dato macro più rilevante per quanto riguarda soprattutto l'influenza sulle prossime mosse delle banche centrali è quello dell'inflazione. Le stime finali per quanto riguarda l'inflazione di settembre nell'Eurozona, le attese sono per un'inflazione CPI headline, quindi indice generalizzato, con una crescita del atteso dello 0,3% rispetto allo 0,5% del mese precedente e su base annuale 4,3% rispetto al 5,2% del mese precedente. L'indice core è atteso al 4,5% su base annuale rispetto al 5,5% del mese precedente. Facciamo attenzione che questi dati quindi confermerebbero un rallentamento delle pressioni inflazionistiche che, in aggiunta alla debole economia reale europea mostrata dagli indici PMI, mostrata dall'andamento del PIL, dall'andamento delle vendite al dettaglio, da tanti fattori, potrebbe convincere quasi tutti i banchieri centrali del Consiglio Direttivo della BCE a mantenere i tassi di interesse sui livelli correnti, quindi non affrontare ulteriori rialzi. Passando alla rubrica winners e losers per quanto riguarda le performance degli asset migliori e peggiori della scorsa settimana, abbiamo tra i vincenti come indice il volatility index, proprio dato la volatilità che c'è stata sui mercati, tra le valute di rifugio, dollaro statunitense e franco svizzero. Tra le azioni a larga capitalizzazione, Snap e Marathon Oil,
tra le commodities il petrolio e altri beni rifugio come l'oro e argento, il petrolio ovviamente per l'aumento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Tra i perdenti indici, gli indici azionari europei, tra le azioni Netflix e Moderna, tra le commodities rame e alluminio. Passiamo all'analisi grafica andando ad analizzare il Germany 40 come facciamo di consueto nel Luca Ed. Germany 40 che evidenzia, cerca di evidenziare una reazione dai minimi che aveva toccato nelle scorse sedute, minimi molto importanti che avevano portato il Germany 40 a scendere notevolmente e a cambiare le prospettive grafiche di medio-breve periodo per quanto riguarda l'indice tedesco. Sta mostrando una leggera reazione a 15.236, però ecco, le prospettive per quanto riguarda il Germany 40 rimangono ancora, soprattutto quelle di breve, ribassiste. Ecco che l'eventuale cedimento dei minimi dello scorso lunedì 9 ottobre a 15.078 potrebbe essere la condizione che potrebbe gettare le basi per un'estensione della discesa verso lo strategico sostegno di medio termine situato a 14.944, bottom del 4 ottobre e minimi degli ultimi 7 mesi. Ecco, dovesse poi ecco, cedere anche questo livello sotto 14.944, via libera a un calo a 14.800-14.700. Primi segnali positivi potrebbero giungere solamente sopra 15.430. Al momento ecco, la reazione è vero che è positiva, ma è ancora poco significativa da un punto di vista tecnico. Passiamo al cambio euro-dollaro. Cambio euro-dollaro che evidenzia anche qui un tentativo di recupero, però il cambio euro-dollaro arriva veramente da una lunga discesa, un trend ribassista molto forte. Aveva provato a reagire a inizio ottobre risalendo anche fino a 1,06, sopra 1,06, ma siamo tornati ancora vicini a 1,05. Ecco, il primo supporto 1,0495 potrebbe essere significativo. Anche qui breakout ribassista di questi livelli, si va a testare nuovamente 1,0448, livello strategico in ottica di lungo periodo. Primi segnali concreti positivi potrebbero arrivare solamente sopra 1,0560 dopo lo scorso venerdì, per cercare un allungo verso 1,0615. Come detto, però l'euro dollaro per cambiare questa tendenza negativa di medio lungo periodo serve tanto, tanta strada deve fare per ecco, dare segnali concreti rialzisti. Con questo è proprio tutto, vi ringrazio della partecipazione.